Allora, siamo qui in compagnia di Alberto Renzi, di Agora Fauglia, in rappresentanza anche della polisportiva di Fauglia. E, come anticipato prima da Giacomo Paes, ci spieghi un po' anche per voi cos'è questa iniziativa, che è molto importante soprattutto perché ha un obiettivo di beneficenza, e quali sono gli scopi e se in futuro sarà anche rifatta. Sì, intanto con Giacomo abbiamo un rapporto che dura ormai da anni, abbiamo fatto diverse attività, anche l'anno scorso abbiamo fatto questa esperienza con i ragazzi, che penso anche a livello didattico sia importante, e anche quest'anno è per una giusta causa, appunto per la Dinamo Camp, che anche personalmente insomma, ho visitato, quindi so anche come lavorano e quanta dedizione ci mettono. Sono tutte esperienze, tutte iniziative che tendono appunto a fare del bene sulla comunità, non soltanto faugliese, come spesso facciamo, ma anche per sopperire anche a delle emergenze nei comuni vicini. Tempo fa abbiamo fatto un'iniziativa appunto sempre con gli amici dell'Elfo e anche con gli amici della polisportiva per ricavare dei fondi da dare alle persone che avevano avuto dei problemi durante l'alluvione a Colle Salvetti, e logicamente anche a Livorno. Abbiamo lavorato anche per comprare delle carrozzine apposta per fare sempre per i disabili la via Francigena, quindi sono progetti magari di piccoli, di nicchia, però che hanno un'importanza e una ricaduta per chi ha queste necessità, e è giusto che partecipi alla vita, diciamo, della comunità ovunque.